Sindone, storia, scienza, culto e attualità. Questo è il titolo e sottotitolo del libro edito dalle Paoline che vi presentiamo oggi, scritto da Don Pier Giuseppe Accornero in collegamento Skype con noi quest'oggi. Salve Don Pier Giuseppe, benvenuto. Salve a tutti. Lei, giornalista professionista, ha collaborato con numerose radio, TV, giornali, ha scritto numerosi testi ed è soprattutto appassionato della sindone. Ecco, ci racconti come è nata in lei la passione per lo studio della sindone? Avevo 23 anni, quindi tanti anni fa, e studiavo in seminario. Avevo certo la vocazione al sacerdozio, ma anche, diciamo, un'altra vocazione ai mass media, stampa, cinema, televisione, e cominciavo a collaborare con il settimanale diocesano di Torino, La Voce del Popolo. Il direttore di allora, Monsignor Franco Peradotto, mi chiese nel 1969 di seguire una commissione di esperti nominata dall'arcivescovo del tempo, Cardinale Michele Pellegrino, che doveva affrontare uno spinoso problema per la sindone, e cioè il problema della conservazione del tessuto, del lenzuolo. Io rimasi così colpito e affascinato diciamo, da questo incontro con la sindone, che però non avevo visto, perché la prima volta che l'ho vista è stato nel 1978, quasi 10 anni dopo. E comunque sono stato così affascinato che questo fascino dura dal 69 quasi 50 anni. Ho cominciato a scrivere i primi articoli e non mi sono più fermato, perché la sindone continua a esercitare un fascino sia intellettuale, scientifico, però io non sono uno scienziato, ma soprattutto un fascino, un richiamo religioso e pastorale. Può sembrare una domanda banale, forse anche un po' superflua, quella che le sto per fare, ma Don Pier Giuseppe, che cos'è la sindone? E non è affatto banale, perché bisogna essere molto chiari, molto onesti. La sindone è un lenzuolo funebre che, secondo una tradizione antichissima, ha avvolto il corpo morto di Gesù deposto dalla croce. Do qualche particolare tecnico, ma comprensibilissimo. È una tela che pesa circa 1200 grammi di puro lino in tessuto a spina di pesce. Misura 4 metri e 36 di lunghezza e 1,10 di larghezza. Il tessuto è rettangolare, è compatto e robusto, è consistente, morbido e pieghevole, e spesso circa un terzo di millimetro. Una volta la sindone era bianca, ora è di un giallo molto tenue, perché il tessuto si è molto deteriorato per le manomissioni e l'inquinamento. Basta pensare che una volta la sindone era mostrata alla folla, alla gente, dai vescovi che la reggevano per mano, e quindi mani sudate, e poi le tiravano dei fiori, c'era il fumo delle candele, e quindi possiamo parlare di manomissione, di anche inquinamento. Praticamente è un tessuto molto, molto, molto inquinato, direi strutturalmente inquinato, per cui tutte le misurazioni
che si devono fare, devono tener conto di questo particolare. Sulla superficie c'erano bruciature e righe nere, era il tessuto carbonizzato in un incendio del 1532, ma nel 2002, con il consenso della Santa Sede, la Sindone è stata sottoposta a un notevole restauro, cioè sono state rimosse le toppe, i rappezzi, eccetera. Appena visibile, appena accennata, ma ben visibile, all'interno della Sindone c'è l'impronta di un uomo con la barba. È una doppia immagine, anteriore e posteriore, perché il lenzuolo è stato posto, allungato. Sopra è stato messo il corpo e poi è stata ribaltata la parte superiore. È un corpo molto martoriato, nudo, disteso, con i piedi uniti, con le braccia allungate davanti e le mani sovrapposte sul pube, la sinistra sopra la destra. È un particolare, si vedono solo quattro dita e non il pollice, perché il chiodo, penetrando, ha leso il nervo mediano, portando all'automatico ripiegamento del pollice verso il palmo. Come dicevo, è un corpo che registra, hanno trovato gli scienziati ben 600 colpi, tra grandi e piccoli. Lei ci tiene a sottolineare, Don Pier Giuseppe, che il libro non è scientifico, ma è un'opera seria e documentata, in quanto lei da anni è studioso della sindone. Ci racconti i punti fondamentali, della storia del Sacrolino? Anzitutto parto da una premessa. Sui primi 1000 anni ci sono solo alcune tradizioni e informazioni, ma molto, molto frammentarie. Non ci sono notizie verificabili. Bisogna dirlo per onestà e chiarezza. Manca la documentazione storica. Molti pretendono che la Sindone esibisca i documenti di viaggio, le bolle di accompagnamento che partano dalla vigilia della Pasqua di oltre 2000 anni fa e giungano fino ai giorni nostri. Questo è impossibile per il semplice fatto che non è neppure gli altri reperti hanno questi documenti di, diciamo che raccontano la storia. Quindi per i primi 10 secoli le fonti non tacciono, ma non ci sono. Quindi non ci sono fonti sicure, ci sono tradizioni, ma fonti sicure e documenti non esistono. Dividerei la storia in tre tappe, che sono le tre tappe fondamentali della storia della Sindone. La prima tappa da Gerusalemme a Costantinopoli, la seconda da Costantinopoli alla Francia, la terza dalla Francia, cioè da Chambéry a Torino. Prima tappa da Gerusalemme a Costantinopoli. È lo stesso tragitto che hanno fatto molte reliquie legate alla passione e morte di Gesù. Quindi la Sindone è una reliquia venerata dai cristiani, ma è custodita in gran segreto a Gerusalemme. Contemporaneamente esplode il fenomeno dei dipinti, delle icone, delle stoffe che raffigurano il volto, il corpo del Salvatore, della Madonna, dei Santi.
Qualche schiarita si ha dopo il 1000, nel senso che la Sindone compare a Costantinopoli, che è l'antica Bisanzio e l'attuale Istanbul. Nella quarta crociata, nel 2004, Costantinopoli cade in mano ai crociati. E segue un altro periodo, un altro secolo di silenzio, praticamente dal 1204 fino al 1353, ma questo è spiegabile molto semplicemente perché i vescovi che erano al seguito, che andavano al seguito delle crociate, dei crociati, stabiliscono scomuniche e altre pene spirituali, oltre ai castighi inflitti dai comandanti militari contro quanti profanano, rubano, manomettono le reliquie. Quindi meno se ne parla e meglio è. La seconda tappa è da Costantinopoli alla Francia. Di fatto la Sindone compare nel 1353 in un villaggio, Luray, a 150 km da Parigi. E poi finisce ad Anna perché quella era una terra di grandi guerre e quindi tutta la storia della Sindone è accompagnata da questa corsa a salvarla, nel senso che si cerca di ripararla dai danni delle guerre. E comunque finisce in mano ai Savoia, che la detengono come proprietà loro per 530 anni, cioè fino al 1983, con la morte Umberto II, re in esilio, muore lasciando la Sindone in eredità al Papa. Terzo momento da Chambéry a Torino. I Savoia avevano già spostato il loro baricentro dalla Francia al Piemonte, da Chambéry a Torino. E avevano già spostato anche la capitale e aspettano il momento buono per spostare anche la Sindone. L'occasione è offerta da un sant'uomo che è il San Carlo Borromeo, cardinale arcivescovo di Milano, che per sciogliere il voto formulato durante la peste del 1576, rievocata da Manzoni nei Promessi Sposi, vuole andare a piedi attraverso le Alpi fino a Chambéry. Il duca Emanuele Filiberto dice: no, è talmente santo quest'uomo, è talmente malandato che è meglio trasferirla a Torino. Ma lui fa il pellegrinaggio da Milano a Torino nel 1578 a piedi. Ecco, quindi queste le tre tappe più importanti della storia della Sindone. Grazie per essere stato così sintetico nel riassumere, perché non deve essere stato semplice. Immagino. Perché la scienza si è così tanto appassionata alla Sindone? Beh, oserei dire che a cominciare dal 1500 si è interessata. Per esempio, dicevo adesso, 1578, ci fu il passaggio della Sindone da Chambéry a Torino. Durante l'ostensione di quell'anno, 400 e fischi anni fa, in occasione proprio dell'ostensione per San Carlo Borromeo, ci fu un
uno studioso di allora, Paleotto, che fece la prima descrizione scientifica della sindone e scoprì un particolare molto interessante che merita ricordare. Tutti qua. Sono fatti in maniera tale che i chiodi sono nei palmi delle mani di Gesù. Invece Paleotto scopre, cosa che è impossibile perché se si mettono i chiodi sui palmi, il corpo non si regge a stare su. Paleotto scoprì che non nelle palme delle mani, ma nel polso. E infatti nella sindone si vede che i polsi sono soprattutto. E poi direi che la seconda grande tappa scientifica, l'interesse della scienza si accende enormemente con le prime fotografie del 1898, perché svelano che per un'inspiegabile ragione la sindone è un negativo fotografico e fotografandolo si ottiene un perfetto positivo. Da allora, 116 anni fa, la scienza si è scatenata. Perché? Perché il reperto conserva però, ha già svelato moltissimi segreti, ma il segreto più grosso attorno al quale hanno lavorato e continuano a lavorare gli scienziati è rispondere alla domanda come si è formata l'immagine. E qui ci sono tante tesi, smentite, eccetera. Una cosa mi preme dire, e cioè come si è formata l'immagine. Purtroppo moltissimi scienziati hanno fatto questo errore. Hanno pensato che la loro scienza particolare delle scienze. Pensate che sulla sindone hanno lavorato e lavorano storia, archeologia, esegesi biblica, teologia, arte, iconografia, numismatica, fotografia, elettronica, informatica, tecnologia tessile, antropologia, matematica, fisica, chimica, botanica, geologia, poi la palinologia, cioè la scienza dei pollini, la medicina, con l'anatomia, la biologia, la microbiologia, la fisiologia, l'ematologia, la patologia, ancora la traumatologia, la radiologia, la neurologia, la tanatologia e la medicina legale. E cioè, adesso non pretendo ovviamente che siano tutte queste scienze a dare insieme la risposta, ma bisogna tener conto di tutti questi settori, branche della scienza. Don Pier Giuseppe, qual è stato, potremmo dire, ecco, tra entusiasmo e prudenza, tra questi due sentimenti è oscillato l'atteggiamento dei papi nei confronti della sindone? Eh sì, è cominciato da una prudenza e il primo che se ne occupa è l'antipapa Clemente VII, che è del 1300. E poi facciamo un salto, nel senso che è stato poi Papa Giulio II, per intenderci quello che ha messo le basi per la costruzione della Basilica di San Pietro, i Musei Vaticani, della Guardia Svizzera, eccetera. Questo Papa Giulio II ha concesso il culto liturgico ai Savoia per la sindone e ne ha fissato la festa il 4 maggio.
Pare che il primo papa che ha visto la sindone sia stato Pio VII, l'ha visto due volte, nel 1804 e nel 1815, quindi 200 anni fa. Il primo papa che ne parla in maniera molto diffusa ed entusiastica è stato Pio XI. Siamo tra il 1922 e il 1939, che definisce la sindone il quinto Vangelo della Passione. Poi ne parlano in termini estremamente entusiastici sia Paolo VI che Giovanni Paolo II, che Papa Benedetto e anche già Papa Francesco. Leggo, ricordo una frase che ha detto Papa Francesco: l'uomo della sindone ci invita a contemplare Gesù di Nazareth. Questa immagine impressa nel telo parla al nostro cuore e ci spinge a salire il monte del Calvario, a guardare al legno della croce, a immergersi nel silenzio eloquente dell'amore. Molto bella questa frase. In conclusione, ci sono state diverse esposizioni pubbliche e televisive, adesso nel mese di giugno ce ne sarà un'altra, anche perché credo che un po' la sindone sia una chiamata alla conversione. Ecco, perché Don Pier Giuseppe, anche a suo parere, alla luce di tutto quello che ha studiato, che ha scritto e che ha letto, perché è così importante per i fedeli l'esposizione della sindone, andare lì e sostare in preghiera davanti al sacrolino? Anzitutto bisogna dire che la prossima ostensione sarà nella Cattedrale di Torino, come si è fatto negli ultimi 4 secoli e mezzo, subito dopo la Pasqua, per 67 giorni, da domenica 19 aprile al 24 giugno. E Papa Francesco verrà pellegrino a Torino il 21 giugno, domenica 21 giugno, a venerare la sindone e a festeggiare San Giovanni Bosco. Infatti questa esposizione avviene nel bicentenario, un'esposizione straordinaria, nel bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco, che nacque il 16 agosto 1815. Da notare che Don Bosco portò e andò e portò i ragazzi dell'oratorio a vedere la sindone durante le due ostensioni della sua vita, cioè nel 1842 e nel 1868. E ricordo che l'ostensione è totalmente gratuita, non c'è nessun biglietto da pagare, è totalmente gratuita, però si chiede la prenotazione soprattutto parrocchie, gruppi, eccetera, per questo per assicurare anche un afflusso ordinato senza troppe ore di coda. E questa prenotazione si può fare sul sito www.sindone.org. E abbiamo ricordato anche questo importante appuntamento, come abbiamo detto, importante per tutti i fedeli poter sostare anche solo pochissimi minuti, perché non si può rimanere Ah, nella cattedrale tanto tempo, credo 1 o 2 minuti al massimo, per appunto sostare davanti al sacrolino. Ecco, grazie a Don Pier Giuseppe Accornero per essere stato con noi quest'oggi e ricordo nuovamente il titolo del libro Sindone, Storia, Scienza, Culto, Attualità, edito dalle Paoline. Grazie ancora per essere stato con noi grazie. e speriamo di averla nuovamente nostro ospite, magari per presentare un altro libro. Grazie ancora.